sapienza su voi che ascoltate. Leggiamo un messaggio di Gesù, il quale dice, in questo mese dedicato al mio cuore, sta parlando, si riferisce al mese di giugno, evidentemente, e che, che raduna le solennità che sono altrettanti attestati d'amore di noi, Trinità Divina, che fate voi? È un mese d'amore e voi ne fate un mese di inferno che odia, perché nel mese di giugno sono riunite le, le più grandi festività: c'è la festività del cuore di Gesù, c'è la festività dello, dello, dello Spirito Santo, c'è la festività della Santissima Trinità e, e così via. E così per il mese di Maria, mia madre, che è maggio, e così per l'aprile in cui io morì, o sono venti secoli. E che vi riporta la mia Pasqua per voi è sempre così: l'amore, la bontà la volete solo da Dio e in Dio, ma voi non volete amarci, amarvi, essere buoni. Sì, non volete amarci, le vostre preghiere sono inutili. Perché sono spinte sulle vostre labbra non dall'amore, ma dall'egoismo. Volete essere preservati dal male, ma non dite però lo stesso sia fatto ai nostri nemici. No. Per loro, per i nemici, impetrate stragi e rovine. Quello che non volete per voi. Non c'è palpito in voi che non abbia per segreta molla odio e egoismo. E così le vostre preghiere sembrano palloncini che salgono per poca via e poi scoppiano ricadendo al suolo. Provate a pregarci con amore, amore per tutti. Ed io vi aiuterò. Che... Se voi fate del bene a chi vi vuole bene, che merito ne avete, come detto nelle Scritture sante? Siate simili a noi che facciamo piovere sole e acqua sui giusti e sugli ingiusti, lasciando solo a noi il diritto di giudicare quando sarà l'ora. La legge e la parola sono sempre uguali, sono sempre quelli figli che non ci amate. Venti secoli sono nulla davanti alle verità eterne. Io, il Verbo, non sono venuto a mutare la legge, neppure io che sono il Verbo. E voi l'avete mutata perché sulla mia legge e sulla mia parola avete messo una sovrapposizione delle vostre stolte parole. Delle vostre cieche e crudeli leggi. Avete creduto così di mutare la legge e la parola e di progredire. Sì, avete progredito, ma come uno che non veda più la luce, avete progredito non verso la meta, Dio, ma verso il punto opposto. Siete regrediti verso la bestialità. State uccidendo la vostra anima. Come? Sapete gridare per gli spazi, salvate le nostre anime, e poi le uccidete da voi? Ma quando un naufragio inabissa una nave, soltanto i vostri corpi muoiono e i miei angeli sono pronti a portare nei cieli le anime di coloro che sono spirati col nome mio e di Maria, mia madre, sul labbro. Mentre voi, nel, nel naufragio della vostra figliolanza di figli di Dio, uccidete le vostre anime. Oh povero cuore mio! L'amore misconosciuto è un tormento, e il mio è un infinito amore infinitamente misconosciuto. Non sono due o tre persone che hanno mancato, come per voi. Per me sono milioni di persone che in venti secoli mi hanno disamato, offeso, sprezzato. E il mio cuore, che ama con la perfezione di un cuore divino, si è dilatato nella sofferenza del dolore. La lanciata non è stata dolorosa rispetto alle ferite che mi ha inflitto in venti secoli nel cuore la razza umana. Io sono Dio e non passibile di infermità umana, ma però passibile nella mia umanità a dolore. E voi mi date un infinito e continuo dolore. Devo rifugiarmi sul cuore di mia madre per superare certe ore di spasimo, per le vostre brutture. Devo guardare i miei confessori per attutire l'amarezza di quello che siete voi, uomini, per me che vi ho amati fino a morire. Non vogliamo corone preziose sulle teste dei simulacri che mi rappresentano e rappresentano la madre mia e vostra, mentre voi ci configgete continuamente delle spine rispetto alle quali quelle della mia corona erano rose, un'unica corona vogliamo da voi, il vostro amore, un amore che sia vero di ogni ora, in ogni evenienza, basterebbe che questo ci fosse in pochi cuori in ogni nazione, perché il male venisse debellato dal bene, non sono forse bastati dodici veri apostoli appoggiati al cuore di Maria per portare la carità nel mondo, ma voi ora siete peggio dei gentili e dei giudei. Ecco questo brano stupendo di Gesù che ci rampogna, che ci rampogna per cercare di scuoterci di ravvedere la nostra vita, il nostro atteggiamento di falsi cristiani, di cristiani quietisti che si adagiano, che chiedono e non danno mai. Avete sentito? Eh, le vostre preghiere, dice Gesù, spesso sono inutili. Perché inutili? Perché la preghiera per essere ascoltata, perché la, la tua preghiera, perché la mia preghiera penetri il tetto e scorra nei cieli e si depositi ai piedi dell'Altissimo, è necessario che questa preghiera sia ornata, sia porta su un piatto d'oro, o quantomeno d'argento, piatto d'oro che è dato dalle virtù e soprattutto dalla regina delle virtù, che è l'amore. Tanto vale la tua preghiera? Tanto vale la mia preghiera per quanto è in essa, vi è in essa di carità. Più la carità è presente in un cuore che ora, che prega, e più la preghiera è, ha efficacia. Una stessa Ave Maria detta da due diverse persone ha una efficacia assolutamente diversa a seconda del grado di amore che ciascuno ha, che ciascuno possiede. Mi sembra di avervi detto qualche volta che un concetto straordinario espresso da Beato Enrico Susone, il quale vede la perfezione cristiana come un'alta montagna, no? e coloro che sono nelle, sulle rupe, rupi superiori, e via via le persone si restringono di numero, man mano, mano che la scala scende, ecco, il eh, Beato Enrico Susone ha detto, se uno che si trova su un, una sola persona si trovasse su una rupe superiore, diciamo la nona dimora, e molti altri si trovassero nelle rupi inferiori, vale a dire eh, a un grado di spiritualità inferiore rispetto a quell'uno che, che chiede una cosa contraria, e beh, dice il Signore, io ascolterò la preghiera di quell'uno e non ascolterò la preghiera dei molti. Perché ciò che dà valore, vigore, efficacia, potenza alla preghiera è l'amore, l'amore, l'amore circonfuso da tutte quante le altre virtù, perché come tante volte abbiamo spiegato, tutte le virtù in fondo non sono altro che amore. Amore che crede, amore che spera, amore che è prudente, amore che è giusto, amore che perdona, amore che è misericordioso, amore che è... e così via. Tutte le altre virtù non sono altro che sfaccettature dell'unica grande virtù, che è la carità, perché Dio è carità, Dio è amore. Ma le nostre preghiere non sono ascoltate, ci ha detto Gesù, perché non c'è palpito, non c'è palpito di amore nelle nostre preghiere. Non c'è palpito in voi che non abbia per segreta molla odio e egoismo. E come può sperare un cuore in cui regna l'odio, in cui regna l'egoismo? Come può sperare che la sua preghiera sia accolta da colui che è l'amore per essenza? Eppure tanti uomini pregano, osano rivolgersi all'amore eterno con il cuore pieno di egoismo, con il cuore pieno di odio, che fermenta, che fermenta, che fermenta e che rende assolutamente inutili quelle preghiere... che arrivano al tetto... e tornano indietro... avete messo... le vostre stolte parole... ci ha detto Gesù... a fronte... e di fronte... alla mia parola... alla mia legge... quante leggi... umane... qui si, si riferisce... al discorso teologico... Quant, quante... quante teologie... Che sono, fatte, che sono fatte a tavolino e non in ginocchio, eh, per cui anche tanti di coloro che parlano di Dio e che presumono di parlare in nome di Dio fanno della teologia a tavolino, per cui prendono delle cantonate incredibili. Ma anche lo stesso, eh, lo stesso diritto, il diritto canonico, che può eh, succedere qualche volta che possa, eh, come dire... Stabilire delle norme che fanno pugni, che stridono con il dettame del Vangelo che è l'amore, che è la carità, per non parlare poi del diritto civile, delle leggi civili, quelle leggi umane che sono in aperto, evidente e stridente contrasto con la legge di Dio. E per non dire poi delle leggi di mercato, no? le leggi del capitale. Le leggi che governano questa nostra economia, che è il sangue della vita sociale. L'economia, il denaro, è il sangue della vita sociale. E eh, qual è la legge che impera nel nostro occidente? La legge del mercato, che è la legge della bestia. Sì, legge, le leggi economiche del mondo occidentale sono le leggi della bestia, perché in nome del denaro si schiaccia e si conculca tutto e tutti. Avete progredito? Sì, ci ha detto Gesù. Ma come? Ne abbiamo parlato qualche trasmissione fa, quando ho spiegato i vari concetti di cultura. Siamo cresciuti dal punto di vista della civiltà, ma siamo regrediti. E Gesù ci dice: Verso la bestialità, verso la bestialità siamo regrediti. sì. È, È espresso. In, questo, in questa proposizione di Gesù è espressa una verità che è contenuta nella scrittura, in un profeta dell'Antico Testamento, eh, il profeta Daniele. Guarda, capitolo 7, ha detto così. Io guardavo nella mia visione durante la notte. Ecco, i quattro venti del cielo sconvolgevano il grande mare. E quattro grandi bestie salivano dal mare, diverse l'una dall'altra. La prima era come un leone ed aveva ali di aquila. Mentre io guardavo le furono strappate le ali e fu sollevata da terra. Fu poi fatta stare sui piedi come un uomo e le fu, date, le fu dato un cuore di uomo. Ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile a un orso si alzava su di un lato ed aveva tre costole nella sua bocca tra i denti. Le si diceva, su, mangia molta carne. Dopo di ciò io guardavo nelle visioni notturne ed ecco, un'altra bestia, come una pantera, aveva quattro ali di uccelli sul suo dorso. La bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di ciò guardavo nelle visioni notturne ed ecco, una quarta bestia terribile, spaventosa e straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro. Mangiava, stritolava e il rimanente lo calpestava con i piedi. Essa era diversa da tutte le bestie precedenti ed aveva dieci corna. Io guardavo le corna, ecco, un altro piccolo corno spuntò in mezzo ad esse e al suo posto furono rivelte tre delle corna precedenti. Ecco, in quel corno c'erano degli occhi come occhi di uomo e una bocca che, che proferiva parole arroganti. Ecco, questa immagine, questa visione di Daniele descrive, con linguaggio apocalittico, profetico apocalittico appunto, descrive l'umanità. Queste bestie, sapete chi sono queste bestie? È l'uomo. Queste bestie rappresentano l'uomo, rappresentano l'umanità. L'umanità che a partire dalla prima bestia, in senso figurale, è quell'umanità che è caduta dall'ordine della grazia. Che come ali di aquile, Aquila facevano volare l'uomo sulla, sulla, eh, sulla materia, sulla, sulla terrenità, no? Sul, sullo sguardo rivolto verso questo mondo. Ecco, l'uomo, nel passato, ancora nel Medioevo, eh, avvolto dalla grazia di Dio, sapeva spaziare nei cieli di Dio come l'aquila, ma poi, poi è, venuto, eh, è venuto quel movimento spirituale, culturale, composito del, 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 dell'illuminismo, dell'umanesimo, eccetera, che hanno fatto volgere lo sguardo verso la Terra. Non più l'uomo, Aquila, che spaziava nei cieli, ma l'Aquila trasformata in uomo, che, che guarda con occhi di uomo, quindi verso la Terra, che ama con cuore di uomo le cose umane, le cose terrene. Ecco, eh, la trasformazione della prima bestia, che è l'umanità, che ha perso il senso di Dio e che arriverà gradatamente a divenire quella quarta bestia terribile in cui si concretizzerà da una parte l'umanità ormai bestializzata, come ci diceva Gesù, siete regreditisi verso la bestialità, è l'uomo stesso che sta diventando bestia e che concluderà questo ciclo nella ipostatizzazione del male se volete, nella figura stessa dell'anticristo che è descritto nelle dieci corna conclusive e di questo parleremo in futuro. Ecco, e c'è un'altra cosa che Gesù ha rivelato, che lui soffre nel cielo per i nostri peccati. Sapete che Gesù è Dio e uomo insieme. Ora, come Dio evidentemente è impassibile al dolore, non può soffrire, ma pur essendo glorificato, pur essendo nella gloria di Dio e quindi pur, pur godendo l'infinita beatitudine dell'essere uomo Dio glorificato, e tuttavia sia nel cuore di Gesù, sia nel cuore della Madonna, per qualche operazione mirabile e straordinaria di Dio stesso, è possibile che sia presente anche il dolore, anche in cielo. Gesù e la Madonna, nella loro perfetta e infinita felicità, tuttavia nel loro cuore c'è ancora spazio, ancora oggi che sono glorificati in cielo, spazio per il dolore del loro cuore. In qualche modo, in un modo che a noi sfugge, alla nostra comprensione sfugge, e in qualche modo ancora oggi Gesù e la Madonna soffrono e piangono. Per i nostri peccati, i nostri peccati addolorano in qualche modo ancora oggi, adesso, i due perfetti glorificati in cielo. Non vogliamo corone preziose sulle teste dei nostri simulacri, noi addobbiamo i simulacri della Madonna, di Gesù, dei nostri santi, li addobbiamo questi simulacri con corone d'oro, con cose preziose, ma il Signore non vuole questo. Il Signore non vuole questo. L'unica cosa preziosa che il Signore vuole è il nostro cuore, è il nostro amore. E questa è la corona che noi possiamo mettere intorno al cuore di Gesù, il nostro amore, la nostra preghiera adorante, la nostra adorazione orante, il nostro amore totale per Lui e per il nostro prossimo, per gli uomini, i nostri fratelli. Questa è la corona, l'unica corona che il Signore vuole. Basterebbe, ha detto Gesù, che questo amore, questo amore vero, fosse presente in pochi cuori in una nazione, perché il male venisse debellato dal bene. Pensate alla potenza della santità, pensate alla potenza dell'amore, pensate alla potenza del bene. Nella scrittura abbiamo l'episodio e l'esempio uh, dell'uomo di Dio che si pone. È emblema, è segno di qualunque uomo di Dio, in qualunque momento storico che si interpone fra Dio e l'umanità. Forse in quella città minacciata di sterminio, forse, dice l'uomo di Dio, ci saranno 50 giusti per quei 50 giusti, per quei 50 santi io non la, non la distruggerò. Forse ce ne saranno 40, continua l'uomo di Dio. Per quei 40 io non la distruggerò. Forse ce ne saranno 30, o forse 20, o forse 10, o forse 5. Ebbene, per quei 5, dice l'Altissimo, io non distruggerò quella città. Ecco allora la forza che può mettere un freno a tutto il male che ribolle in questo mondo. La santità, la santità, la santità che è perfezione e che consiste nell'amore. Amore di Dio e amore del prossimo. Ma amore vero, amore che si piega eh, a, a, a tutti gli eventi che la, che la sapienza di Dio, che la potenza di Dio, che l'amore di Dio eh, eh, ci, dire, ci mette davanti tutti i giorni, momento per momento, nel corso della nostra giornata. Dobbiamo essere pieghevoli agli eventi quotidiani, sapendo di accettare non solo quelli buoni, evidentemente, quelli piacevoli, ma anche quelli dolorosi, cercando di guardare il nostro prossimo con l'occhio di Dio, con il cuore che capace di andare oltre, capace di perdonare, capace di amare, capace di soprassedere anche alle offese, che in qualche modo il nostro prossimo potrebbe, potrebbe rivolgerci. E, e lo vedremo meglio nella prossima trasmissione. Gesù ci darà un consiglio perché possiamo sopportare. Certo prossimo, che di umanità ha solo l'aspetto esteriore, ma che dentro è come un sepolcro imbiancato. Ecco Gesù ci dà questo consiglio. Io ho detto una volta, lo vedremo magari nella prossima trasmissione: Io ho, ho fatto tutto guardando il Padre. Io ho potuto sopportare certe umanità che eh, di umano avevano ben poco perché erano bestialità più che umanità. Io le ho sopportate guardando il Padre elevando lo sguardo verso il Padre. Ecco, così dobbiamo fare noi. Per sopportare certo il nostro prossimo dobbiamo elevare lo sguardo a Gesù. Non dobbiamo guardare quelli che abbiamo davanti, ma dobbiamo guardare Gesù, dobbiamo guardare Maria. E in nome di Gesù, e in nome di Maria, sapere accogliere il nostro prossimo, saperlo guardare con, con l'occhio di dolcezza, con l'occhio di mitezza, con l'occhio di misericordia, saper perdonare e superare andando oltre, perché l'odio non si può superare altro che con un unico atteggiamento, l'atteggiamento dell'amore, l'atteggiamento della compassione, l'atteggiamento del perdono, l'atteggiamento che va oltre il, il piccolo sguardo umano per, fissa, per fissarsi nello sguardo stesso di Dio.